Quindi c'è una sorta di corresponsabilità. È fondamentale. La corresponsabilità è il principio, a mio avviso, per questo ho anche dato il titolo a questo libro, di una vita serena, in armonia con la famiglia umana e il sistema nel quale abitiamo. Significa prendersi ciascuno la propria parte di responsabilità in quello che accade. Tutti, credo, questa è la tesi che espongo, una delle tesi che espongo in questo libro, abbiamo una responsabilità in quello che è oggi lo stato del pianeta, lo stato della nostra società, e quindi chiederci che cosa siamo disposti a mettere in gioco per vivere in un ambiente migliore, a cominciare dai nostri comportamenti e a cominciare anche da mettere in gioco, ritorno all'esempio dei due colleghi, le nostre paure che stanno creando un conflitto, perché la signora che ha paura della scala, in qualche modo con la sua strenua difesa del voglio il ripiano basso, sta buttando benzina sul conflitto con il collega di lavoro. Se non si assume la responsabilità di dire sì, è vero, io lo voglio qui perché ho paura delle scale, in qualche modo butta tutto sulle spalle dell'altro, ma in realtà se lei non avesse paura delle scale, quanti faldoni si archiviano nell'ultimo piano dello scaffale? Non c'è mica niente di strano, gli scaffali li fanno apposta. In questo senso, corresponsabilità. E naturalmente corresponsabilità oggi, con lo stato del pianeta che abbiamo, significa assumerci corresponsabilità dei nostri livelli insostenibili di consumo, di tutta una serie di cose che fanno sì che lo stato del pianeta e lo stato dell'umanità sia questo. Allora lo vediamo di nuovo, la pace che porta salute o malattia nella società. Siamo molto arrabbiati, alcuni di noi veramente, il sottoscritto e le persone qui presenti no, ma sono persone molto inquiete sul tema delle migrazioni, sul fatto che ci siano milioni di persone che si mettono in moto. La società è veramente in fermento in questo momento, sia da un punto di vista sociale, certo, ma anche da un punto di vista economico, no? Chiaro. Abbiamo un po' tutto il terrore di questa tremenda crisi che sembra... Sì, io credo che abbiamo un terrore scientemente enfatizzato di una crisi che non è così grossa per le persone, diciamo, normali come ce la fanno passare, nel senso che credo che ci siano anche delle grosse manipolazioni di chi poi specula e guadagna sulle crisi. Chiaro che la situazione di una persona che perde il lavoro con una famiglia a carico è tragica, però la situazione di una disoccupazione molto alta, di un sistema economico insostenibile, non è di oggi, non viene dal 2008. La crisi di oggi è la crisi di un sistema economico basato sul nulla, cioè dell'economia finanziaria e fortemente speculativa, che non ha nulla a che vedere con l'economia sana del concetto di sostenibilità. Assolutamente, questo mi assumo la piena responsabilità di dirlo. Bello quello che lei ha detto adesso, eh? Forse è un po' il principio che noi un po' appoggiamo con la nostra emittente, che cerchiamo di fare passare un po' con le nostre trasmissioni e i telegiornali e la meno male, informazione. Grazie che ci sia qualche mezzo di Dunque, informazione. Tutte queste sue teorie le possiamo trovare all'interno anche di questo libro? Sì, adesso io non mi sono occupato particolarmente di economia finanziaria perché non è il mio campo, ma ci sono degli esempi anche molto vicini a noi di quella che è la corresponsabilità degli esseri umani anche... Per esempio sul tema delle immigrazioni sì, me ne sono occupato, cioè chiediamoci perché milioni di persone devono scappare dalle loro terre e dalle loro case e cercare asilo. E quindi cominciare a pensare che se abbiamo una corresponsabilità nelle situazioni disastrose in cui vivono certe persone che devono scappare dalle loro terre, dalle loro radici e andarsene via, forse sarebbe il caso di avere compassione, amicizia, amorevolezza, accoglienza. Lei spiega queste motivazioni sì, nel libro? Sì, sì, su questo mi sono diffuso perché è un problema molto grande. Noi d'altra parte viviamo in una parte del mondo che è responsabile di gran parte di quello che accade, di miseria, dei cambiamenti climatici che avvengono, che sono drammatici. E dico, purtroppo, per fortuna che cominciamo a sentirli anche qui, perché finché le alluvioni venivano in Bangladesh, ci interessavano forse poco. Vedevamo 30 secondi di immagini su qualche telegiornale, sì, non su tutti, perché comunque era dall'altra parte del mondo e mai ci avrebbe sfiorato questo problema. Sì, un po' di compassione, un versamento a una ONLUS che si occupa di cose sul territorio, ma non mi preoccupo che magari il clima cambia, perché qui vado in giro con automobile, fa 3 km con un litro, voglio 25 gradi d'inverno a casa e 17 d'estate. E non mi rendo conto degli effetti che questo causa, certamente. E qui c'è un po' una responsabilità di tutti,
di chi informava non aver informato e di chi avrebbe dovuto magari riflettere su quello che faceva, che ha un po' così chiuso gli occhi. Insomma, quindi la corresponsabilità è un tema delicato, anche perché non vorrei mai che la corresponsabilità andasse vista in una logica di colpa. Perché se andiamo nella logica della colpa, allora la responsabilità viene rifiutata. Perché la colpa implica poi la punizione, non la voglio avere, non voglio essere mandato in castigo. Invece la responsabilità ha a che fare con la consapevolezza. Significa diventare un po' tutti un po' più coscienziosi, no? Anche nelle piccole cose che si fanno dalla raccolta differenziata, dall'uso dell'acqua indiscriminata, a non utilizzare magari i detersivi con i più nocivi additivi, magari scegliere, magari si spenderà qualcosa in più, è vero, però magari scegliere qualche cosa di meno nocivo per l'ambiente. Certo, ma anche lo spendere di nuovo è un fatto di consapevolezza. Ci sono dei dati di recente messi insieme dall'Università Cattolica di Piacenza che hanno verificato che in Italia si spreca circa il 40% del cibo che viene acquistato. Allora, mangiare biologico, mangiare locale, mangiare stagionale non costa il 40% in più. Forse costa un cicinino in più, ma intanto nutre di più, quindi non so se ce ne vuole altrettanto, ma questi sono discorsi, se vuole, sottili. Ma certamente non costa il 40% in più. Allora quindi già bisognerebbe magari essere più parsimoniosi e fare una spesa più oculata. È chiaro. È vero. Sono valori poi alla fine che sono umani. Sono stati dentro nella nostra cultura, un sistema di oppressione commerciale ha fatto sì che venissero accantonati perché c'erano degli interessi dietro, che fondamentalmente sono gli stessi che portano avanti oggi, insomma, gli gnomi della finanza che giocano sul nostro debito e quelli sì, mandano per strada milioni di disoccupati. E siamo perfettamente in grado di vivere in un modo più sostenibile. Oggi, l'ultimo dato che riporto, ma è importante, oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che la depressione è la quarta causa di, si chiama indice Daly, che sono morte precoce o giornate di lavoro perse, per la popolazione dai 15 ai 40 anni. Nel 2020 l'OMS prevede che sarà la seconda causa di morte precoce, giornate perse sul lavoro a causa di invalidità. Allora forse questo modello da solo ci sta dicendo che non funziona. È un dato molto allarmante quello che lei ci sta dicendo. È allarmante, è pubblico, viene da un'organizzazione delle Nazioni Unite. Bene, prendiamoci la nostra corresponsabilità e traiamo delle conseguenze. Naturalmente chi ha più responsabilità di governo, di cultura, di informazione, eccetera, ha delle corresponsabilità più grandi. Beh, ognuno di noi quando fa la spesa fa la sua piccola parte e dà il suo contributo. Benissimo, questo libro lo possiamo trovare in edicola oppure... Questo libro si trova nelle librerie, è piuttosto regolarmente distribuito, altrimenti o dal mio sito si arriva a quello dell'editore Gabrielli, o Gabrielli ha anche un sito di e-commerce, e quindi lo si trova, sì, è tranquillamente reperibile.